Amici di Eureka Focus, bentornati. Il nostro approfondimento oggi è dedicato a Alto Sham, un'azienda statunitense che realizza attrezzature per la coltura di alimenti con oltre 60 anni di storia e presente in tutto il mondo con oltre 500 collaboratori. Ne parliamo con Francesca Lachiusa, direttrice vendite Europa dell'azienda. Buongiorno Francesca. Buongiorno Fabio, benvenuta a te nella nostra cucina di Limena, in provincia di Padova, la nostra sede per l'Italia, dove facciamo delle demo culinarie e ispiriamo i nostri clienti. Oggi siamo qui per presentarvi tutto il nostro team italiano. Vi presento Sabrina. Sabrina, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io sono l'area sales manager per l'Italia, mi occupo nello specifico del mercato italiano e quindi della consulenza al cliente per le vendite sulle nostre attrezzature, li accompagno nella gestione della vendita e poi successivamente al post vendita. Quindi un servizio a tutto tondo a 360 gradi. Ma non sei sola. Infatti, adesso vi presento Walter. Salve! Buongiorno Walter, qual è il tuo ruolo? Buongiorno, sono responsabile per il supporto culinario di Alto Sham, essendo l'executive chef per Europa. Presentati i collaboratori e con alcune delle vostre attrezzature alle tue spalle a far da scenografia, è giunto il momento dell'azienda. Raccontiamo in un minuto la storia di Alto Sham. Alto Sham è un'azienda familiare che nasce negli anni 60 in Wisconsin. Jerry Mass, il fondatore, aveva una piccola azienda di consegna a domicilio di polli e nei freddi inverni aveva la necessità di trovare un sistema per poterli consegnare caldi a domicilio. E dopo aver visto una partita di football americano, dove la neve non si era depositata sul campo ma solo all'esterno, ha capito che doveva trovare un sistema simile capace di mantenere caldi i polli e di poterne conservare le sue qualità. Beh, un uomo pieno di spirito d'osservazione, di ingegno e spirito di iniziativa, tanto da farmi venire il dubbio che non scorresse qualche goccia di sangue italiano nelle sue vene. Caratteristiche che in ogni caso lo hanno indotto a inventare una tecnologia proprietaria ed esclusiva che si chiama Halo Heat. Che cos'è e quali sono le sue principali caratteristiche? Halo Heat è la tecnologia esclusiva di Alto Sham. Consiste in un cavo che rilascia un calore gentile all'interno della camera, dove vengono posizionati gli alimenti senza ventilazione. Pertanto gli alimenti restano morbidi e con all'interno i loro succhi naturali, permettendo di allungare i tempi di mantenimento e poter servire a tavola un alimento sempre di qualità e senza stress in cucina. Parliamo ora della linea Cook & Hold, anch'essa dotata della tecnologia Halo Heat. Di cosa si tratta? I forni Cook & Hold, cottura e mantenimento, sono forni a bassa temperatura che permettono di cuocere fino a 163 gradi e mantenere gli alimenti, una volta terminata la fase di cottura, utilizzando il sistema Halo Heat, senza necessità di cappa di aspirazione e sono privi di installazioni idrauliche. Ogni ora di mantenimento nel nostro Cook & Hold corrisponde a 2 giorni di frullatura della carne. La carne ha un processo di tenderizzazione e pertanto risulta di qualità superiore senza necessità di utilizzare carne di pregio e un calo peso dell'alimento molto ridotto rispetto ad altri metodi di cottura tradizionale. Ma il Cook & Hold non serve solo per la cottura della carne, è infatti possibile utilizzarlo per lievitare, fermentare, la cottura sotto vuoto senza acqua, brasare, temperare, arrostire, per i brodi e le riduzioni e anche per la pasticceria. Gli affumicatori della linea Cook & Hold dispongono di un rivoluzionario sistema che agevola il lavoro del ristoratore, donando una serie di ulteriori benefici. Quali sono? Infatti, in aggiunta ai vantaggi di utilizzare il nostro Cook & Hold, abbiamo creato anche il Cook & Hold con l'affumicatore.
che permette una affumicatura sia a freddo che a caldo. Possiamo quindi dare un sapore diverso a qualsiasi elemento senza additivi chimici, ma con dei veri trucioli di legno americano. E abbiamo quattro diverse essenze: il ciliegio, la noce americana, il melo e l'acero. Il trend americano dell'affumicatura sta diventando sempre più interessante anche in Europa e sempre più in Italia, dove alimenti quali il pulled pork, il maiale sfilacciato, le spare ribs, che sono le costicine, e il brisket, la punta di petto del manzo, stanno avendo un successo straordinario anche da noi. Ma non solo possiamo affumicare carni, ma anche il tonno, formaggi, frutta secca, le salse, addirittura i ghiaccioli per i cocktail. Basta solo la fantasia dello chef. Davvero tanti alimenti da poter cucinare e imbastire in ragione delle esigenze dei ristoratori. Francesca, i vostri forni a bassa temperatura Cook and Hold dispongono addirittura di ben 6 sonde. Qual è la loro funzione? Esatto, i nostri forni hanno in realtà tutti sono dotati di una sonda standard, sia nel modello Simple che Deluxe. Ma sul modello Deluxe è possibile arrivare ad avere 6 sonde per rilevare i dati dell'HACCP. E in che modo queste sonde si interfacciano con il vostro sistema in cloud ChefLink, che ne consente il controllo remoto? Il nostro cloud ChefLink permette ai nostri clienti, tramite dei dispositivi digitali come il PC, di gestire le nostre attrezzature, quelle ovviamente con i comandi Deluxe, che sono il Vector, il Cook and Hold e l'affumicatore. Inoltre queste attrezzature rispondono ai requisiti di Industria 4.0, pertanto se collegate tramite internet permettono di usufruire del credito d'imposta per l'utilizzatore finale fino al 50%. Una gran bella opportunità per i ristoratori, anche e soprattutto sotto l'aspetto economico, in funzione della ripartenza del settore, ma non è l'unica. Voi realizzate non solo questa tipologia di attrezzature, ma tante altre. Facciamo un breve riepilogo. Infatti, siamo inoltre produttori di forni combinati anche con gli affumicatori integrati e il sistema di banchettistica. Siamo produttori del forno esclusivo multicottura Vector, che permette di avere 4 forni in uno con 4 camere indipendenti, 4 temperature diverse e non necessita di cappa di estrazione. Abbiamo dei forni a rosticceria con sistema di lavaggio integrato e raccogli grasso. Inoltre abbiamo anche tutte le vetrine e gli espositori caldi per il takeaway, bagnomaria con sistema senza acqua ed anche le postazioni di taglio e ripiani termici. Chi prova alto sciam non cambia. Bene Francesca, questo è il primo appuntamento con Horeca Focus dedicato ad Alto Sciam. Ne seguiranno altri 2 in cui avremo modo di spiegare nel dettaglio quali altre attrezzature andate a realizzare, in che modo le proponete al mercato italiano e, dulcis in fundo, parleremo della grande novità che andrete a presentare, oggi ancora top secret, nel corso della manifestazione fieristica OST tra il 22 e il 26 ottobre 2021. Manifestazione in cui voi esporrete e presenterete tutta la vostra gamma insieme appunto alla novità dell'anno. Francesca, grazie per il prezioso contributo. Grazie a te Fabio, a presto. Amici, termina qui anche questo appuntamento di Horeca Focus. Tra poche settimane incontreremo nuovamente Francesca Lachiusa, la direttrice vendita Europa di Alto Sciam, che ci spiegherà in modo dettagliato i benefici delle altre attrezzature per la cottura degli alimenti realizzate dall'azienda a favore dei ristoratori. Per il momento è tutto, ci vediamo presto!